ti dicono: tu dacci la recensione 5 stelle di questo gadget e noi te lo rimborsiamo. Questa che vedete qui è una penna capacitiva attiva, è uno di questi prodotti di questo nuovo venditore che sta cercando di, su Amazon, che sta cercando di raccogliere punteggi positivi, quindi per essere notato. Dare una recensione positiva su un prodotto che acquisteranno del loro catalogo è il premio della recensione di 5 stelle e di rimborsare il costo del gadget. Vi dico, se questa penna non meritasse veramente 5 stelle, io ve la recensirei per com'è. Ma merita 5 stelle, ha una precisione particolare, ha il pulsante d'accensione, è una cosa molto carina che ora vi faccio vedere, ha la carica magnetica, viene fornita di un cavetto particolare, è questa qui per caricare, è un attacco magnetico. Viene fornita con la penna, viene fornita una custodietta, forse da attaccare ai tablet, eccetera, eccetera. Poi danno in dotazione questo mezzo guanto, che copre praticamente soltanto il mignolo e l'anulare. Ora vi faccio vedere, io sono mancino. Questa penna capacitiva, che avrà anche il suo circuito all'interno per simulare una superficie di 5 mm. Ma è un supporto, è un accessorio totalmente distaccato dal tablet o dal telefonino, quindi non c'è una comunicazione tra loro due. Quindi cosa succede? Succede che questo guanto inibisce il touch del palmo e del mignolo praticamente o dell'anulare per poter disegnare tranquillamente senza avere errori. Ovviamente il discorso delle penne capacitive e dei touchscreen è sempre lo stesso. Quando io ho fatto a suo tempo la recensione dell'Adonit Snap, l'ho fatto perché non veniva specificato con chiarezza, anche se alla fine risulta scontato, che se di touchscreen si tratta di qualsiasi touchscreen che il dito sappia riconoscere e che quindi sappia riconoscere anche una penna capacitiva. Quindi non c'è un limite all'utilizzo. Ok? Vedete? Ora magari apro un programma di... facciamo il Paint 3D per esempio. Ok. Adesso ve lo sto facendo vedere proprio in uso. Nuovo documento. Perché vi sto facendo partire anche da questo? Perché tempo fa con l'Adobe Snap io avevo notato che c'era un errore. L'avevo imputato alla penna. No, perché questa penna sta facendo esattamente la stessa cosa. Guardate che cosa succede se io traccio una linea diagonale. Non fa la linea dritta. Non sono le penne. È la tecnologia del touchscreen che probabilmente è un po' più datata. Che se io prendo questo telefonino, che è un Q60 abbastanza recente, apro, che so, Sketchbook, vi faccio vedere che qua, se io faccio una linea trasversale, me la fa precisa, senza fare ondeggi, perché i ondeggi li faccio io. A riprova che non è colpa della penna, così come nel Lenovo, vi faccio vedere che anche in questo telefono datato, relativamente datato, è un LG G2 Mini, c'è la stessa identica condizione. Come vedete, le linee diagonali non sono dritte, sono ondulate. Non è colpa della penna, è colpa del touch. Ricordatevi sempre che è una penna che simula il touch, il dito. Questa matita, questa penna, ovviamente non c'è pressione, non c'è niente perché non c'è nessun collegamento. Viene caricata, viene accesa e viene spenta. Se viene spenta, vi faccio vedere, no? Se viene spenta non succede niente. Se viene accesa, ok. Quindi potreste addirittura utilizzare questa penna per andare a testare le superfici touch migliori quando magari andate a comprare un tablet per fare determinate cose. Attenzione, questo che vedete è una simulazione di dinamica di pressione. Questa penna non ha pressione, non ha nient'altro che la tracciatura del cursore. Se volete un consiglio, disegnate sempre. Se dovete fare cose particolari, non vi fidate troppo, ma disegnate sempre zoomando. Se volete una corrispondenza, come vedete, dovete un po' imparare a sentire
la dinamica e i limiti delle penne. Non è questa penna, sono tutte le penne capacitive che hanno qualche cosina da capire, da imparare. A me per sbaglio mi è venuto fuori un mezzo pollo. Vi lascio con questo disegno obbrobrioso che sto facendo e arrivederci.